Se dovete aspirare la cenere del camino o della stufa pellet, mi raccomando, non utilizzate l'aspirapolvere di casa perché lo rovinate nel giro di poche settimane. Vi parlo di un aspiracenere della Ribimex, l'ho acquistato un paio di mesi fa, quindi sono un paio di mesi che lo utilizzo. È importante che sia certificato come aspiracenere, non è un aspiratutto, non è un aspirapolvere, fa soltanto questo perché è dotato di alcuni filtri particolari che permettono di aspirare con tranquillità cenere fredda sia della stufa pellet che del termocamino o del camino. In questo video vi parlo del Cenerill della Ribimex, l'ho acquistato come dicevo su Amazon, costa circa 35-40 euro, dipende un po' dal periodo in cui lo si acquista, è un prodotto made in Italy e ha alcune caratteristiche veramente importanti che mi hanno convinto a farne un video perché altrimenti sarebbe stato abbastanza superfluo come video, ma per chi lo utilizza a casa per aspirare le ceneri del camino vi assicuro che queste caratteristiche sono molto importanti. Prima di accenderlo, quindi di sporcarlo, ve ne parlo e poi lo andiamo a provare insieme. Vediamo come funziona, vediamo come aspira e vi parlo un po' dei vari modelli. Rieccoci sul canale, bentornati, sono Orso. Allora, questo è il prefiltro autoestinguente ed è presente nella versione da 1000 watt in su. Abbiamo tre versioni, l'800 watt che non prevede il prefiltro estinguente, il 1000 watt che è questo e il 1200 watt. Questo è il 18 litri che è uno dei più grandi e costa 35,90 euro. Insomma, dai 29 ai 40 euro abbiamo tutte le versioni. C'è poi la versione Amazon Exclusive da 40 euro, non so cosa abbia in più, non mi interessa. Io ho voluto prendere questa da 18 litri che è tra le più grandi, ho visto per esperienza quello che mi si è rotto, che ho utilizzato per anni, anche quello era un made in Italy, l'ho utilizzato veramente per tanti anni. Un'altra cosa che ho trovato veramente interessante è il filtro EPA, che nell'altro io non avevo. Allora, questo è leggermente rovinato, lo hanno montato male, ma questo mi interessa poco. Quello che mi interessa è il potere filtrante della cartuccia EPA. Questo è molto importante perché quando aspiriamo la cenere da casa, dalle stufe che abbiamo in casa, dall'altra parte ovviamente se non c'è un prefiltro o un filtro esce fuori un odore sgradevole, soprattutto per la cenere di legna, perché ci sono magari dei pezzi che si sono carbonizzati, insomma fa un odore particolare. Con questo si abbatte notevolmente l'odore che emana e la cosa bella di questo è che si può lavare sotto l'acqua e si fa asciugare poi in modo naturale, poi lo si riutilizza, quindi non bisogna cambiarlo. Lo vediamo insieme. Allora, si monta qui direttamente sopra il motore, il prefiltro autoestinguente si monta sopra. Io non l'ho ancora acceso, lo proviamo insieme perché devo aspirare giusto giusto il camino. La maniglia arriva smontata, la si monta poi con due viti. Bene, siamo pronti. In dotazione c'è il terminale in acciaio e un tubo in metallo rivestito di gomma da circa 1 metro, 1,20 m. Andiamo a provarlo. Come al mio solito, io le cose che provo le porto all'estremo, anche se l'ho acquistato. Allora, sono arrivato ad aspirare veramente cose assurde, nel senso che questo tipo di cenere io di solito la raccolgo con la paletta, la metto in un secchio e poi la smaltisco in qualche modo, la do alle galline, la metto nell'orto, insomma qualcosa faccio. Per provare a fondo ho aspirato ciò che non dovevo aspirare, ci sono dei pezzi anche molto grandi, ci sono dei pezzi non ben combusti. Quindi adesso cosa è successo? Praticamente l'azione aspirante è diminuita, quindi andiamo fuori, vediamo un po' in che condizioni è, lo svuotiamo e finiamo il lavoro. Allora, vediamo un po'. Vedete, si è otturato ovviamente il filtro, ma questo penso sia normale. Bisogna sbatterlo un pochino prima di tirarlo fuori, se no sporchiamo tutto. Bisogna farlo all'aperto, eh. Questo gli possiamo dare una soffiata molto leggera. Questo adesso finisco il lavoro e poi ovviamente lo sciacquerò e lo laverò. Vediamo anche insieme l'operazione di lavaggio. Termino la pulizia, poi tiriamo le somme. Nel frattempo vi dico che l'ho svuotato, tanto ero lì ormai e ho fatto che svuotarlo. Ho dato una soffiata al filtro autoestinguente, quella retina che c'era davanti, e ripartiamo. Thank you.
Molto bene, allora giunti a questo punto vi devo dire che funzionava meglio appena acceso all'inizio ovviamente, segno che il filtro EPA bisogna pulirlo, bisogna lavarlo. Ora torniamo fuori, svuoto, pulisco, lo laviamo insieme e dopodiché tiriamo le somme. Che comodità, devo essere sincero, è molto comodo. Magari solo la prossima volta, tecnici di Ribimex, fate più attenzione alla guarnizione. Bene, le istruzioni dicono di asciugare tutto al sole o su un termosifone. Perfetto, tiriamo le somme. Ok, 35 euro circa. Questa è la versione, come dicevo, più grande, 18 litri. Va bene, sono contento. Col senno di poi avrei preso il 1200 watt. Se dovete fare la spesa, magari spendete qualche euro in più. Vi conviene il 1200 perché aspira un po' meglio. Un 20% in più di potenza non gli fa male. Comunque, anche questo si è difeso bene. Quello che mi è piaciuto molto è stato il fatto che in casa non ho avuto cattivi odori dallo scarico dell'aria. Mi ha fatto molto piacere perché con l'altro ogni tanto arrivavano appunto gli odori della cenere, insomma. Chi ha il camino sa che odore fa la cenere, non è come quella del pellet, è un pochino più pungente. E al momento il filtro EPA si è comportato molto bene, solo per questo io lo ricomprerei. Il filtro EPA fa la differenza su una macchina del genere che deve lavorare con le ceneri. Va utilizzato ovviamente sempre con le ceneri fredde, mai con quelle calde, anche se c'è il filtro autoestinguente, però è meglio non metterlo alla prova perché poi roviniamo tutto ciò che è all'interno, è un peccato insomma. Prodotto italiano, sono contento di averlo trovato, l'ho trovato per caso, io cercavo un buon rapporto qualità-prezzo, ho visto un po' i commenti, erano tutti quasi tutti positivi e l'ho acquistato insomma. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Io qui parlo di campagna, parlo di orto, parlo di biomassa, parlo di pollaio, non sono un professionista di nessuno di questi argomenti, però leggo molto e provo quello che vi dico e poi successi e insuccessi ve li racconto, quindi potete fare la vostra scelta con un parere in più se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.